ragazzi, buonasera. Buonasera. Dai, dite il vostro nome. Sono Giacomo, sono Laurence. E poi siete animatori? Animatori media. Questo è importante. Mediatur. Assistente bagnante Mediatur. E contatto junior esport. Sempre ovviamente nel mezzo. Allora, da quanto tempo collaborate con Mediatur? Prima Laurent? Io sono quello un po' più vecchio, diciamo. Veterano, sono già 3 anni, giusto? La prima è stata nel 2014 ho iniziato. 2014, sì. Il famoso campeggio San Felice. Del Benaco, sì, sì. E quindi se sono 3 anni già che lavori con meglio, tu ti sarai trovato bene con meglio, tu secondo? Sì, sì. Bene, il rapporto con la direzione com'è? Beh, è molto... diciamo un po' materno. E invece Giacomo, da quanto collabori con noi? Beh, questo per me è il secondo anno. Quindi l'anno scorso ho lavorato presso, sempre con la Mediatur, però presso un'altra struttura in Toscana, quindi grande tecnologia. Invece quest'anno mi trovo qua al campeggio toscolano. E per il prossimo anno volete essere confermati? Beh, di solito abbiamo fatto 2, facciamo anche 3. Sì. Quindi io devo fare 4. Fare 4. Dai, di nuovo insieme. Siamo tutti bene, dai. Allora. Tutto con la spalla. Vabbè, allora ditemi cosa pensate l'uno dell'altro. Laurent, cosa pensi di Giacomo? Beh, appena l'ho visto ho subito capito che è un bravo ragazzo. Non è vero, è stato quello. Per un bel. Non so, non si può dire, però sono fatto bene. Sempre siamo molto simili, diciamo di essere. Con tutti gli impegni riesci a fare altre cose. Ogni tanto ti dico. Ogni tanto. Quando vuoi fare il. Il giocherello, il birbante. E poi sono persone che si mette in gioco, quindi fa incontro, persone, e dopo sempre. E poi onesto. Giacomo, cosa pensi di Laure? Ma prima volta l'ho visto, è basso. Diciamo, e poi mi lavo le mani dicendo le stesse cose che ha detto lui. Quindi c'è un bel feeling. Sì, siamo come lui molto simili come persone, no? Carattere molto simile, ovviamente abbiamo anche esperienze diverse e anche età diversa, appunto, però di 3-4 anni la differenza non è che tanto. 7-4 anni. E poi sono trovato abbastanza bene, proprio come un film, c'è una persona in gamba, va. All'inizio che anch'io ho pensato tante cose, diciamo, ho avuto un. Insieme di lei, ma poi alla fine si sono appunto chiarita. E del resto del gruppo? Vi trovate del bene? Gruppo, però loro forse sentono un po' la differenza di età. Ma forse anche prima esperienza, no? Soprattutto quello. Però ti dà, lavorando con la media, ti dà modo e fare esperienza. Di... Comunque è sempre difficile poi salutarsi. Quindi un bel ricordo da portare a casa. Sì, sì, sì. Problematiche, gratificazioni in questo lavoro? Velocemente? Beh, come sempre, sempre in contatto con le persone, che sono le persone che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco, altre che non vengono, non gliene frega più di tanto. Quindi, soprattutto gli olandesi, appunto, per non parlare male, appunto, della cliente olandese, ma non si parla male. Questo appunto. È. Per me, gratificazione è l'estraio finito. In ordine, dove lo credo, abbiamo parlato appunto dell'esdraio anche ieri, dopo. Dai, tre qualità per un buon animatore, perché oltretutto Laurent è un assistente bagnanti, ma anche animatore acquatico, quindi poi la sera anche tu aiuti lo staff di animazione. Più che altro ci danno mano nell'aspetto tecnico, perché nell'aspetto appunto pratico ha qualche carenza. So ballare? No, sono zero. Quindi le tre qualità essenziali per un buon animatore? Inizia te. Beh, tre caratteristiche. Una è la pazienza, la voglia di fare appunto animazione, e poi la terza è di nuovo la pazienza, tutte le volte, perché comunque sia, soprattutto per quanto riguarda il mini club, per la mia collega Mariana bisogna avere moltissima pazienza con i bambini, perché bambini lunatici, divertenti, molto attivi,
ti mettono appunto in condizioni dove lo stress, appunto il nervosismo si sente. Però questa lei, parlo di lei adesso, è una ragazza molto in gamba, quindi riesce sicuramente a gestire questa situazione. Quindi pazienza, poi? Spontaneità. Spontaneità. E pazienza. Vabbè, il sorriso. Il sorriso è molto importante. Il sorriso ve lo si vede sul volto, quindi va bene, ce l'avete tutte e due. E naturalmente avere un'agenzia alle spalle buona, no? Che ti segue, che ti dà appunto qualunque cosa, qualunque difficoltà, chiami, rispondono subito. Sì, sì. Quindi consigliereste l'agenzia, l'associazione Mediatur ad un vostro amico? Certo. Sicuramente? Ma certo, beh, se torniamo anche, se torniamo anche noi. No, cioè se ci metti lì, carici, ok, vabbè, consigliamo. No. Quindi forza Mediatur? Ah sì, dai. Senz'altro? Forza sì. Grazie. No, la divisa non ce l'hai, ma perché? Perché adesso devo iniziare l'attività di acqua gym e con la divisa appunto la subirei, quindi dovrei buttare. Bene, allora per il prossimo anno cosa chiedi a Mediatur? Canottiere, prima di tutto, pantaloncini che evitano di bruciare le gambe, perché questi qua mi dicevi dietro. Ma... quindi hai un rimprovero da fare sulla divisa? Sì, senza sulla divisa. Sì, sì. Sui pantaloni. Erano meglio quelli dell'anno scorso, in cotone, tranquillo. Magari il bagnino, questa canottiera, questa fidanzatura da camionista. So se hai visto Silvio. Ma noi siamo un po' contrari alla canottiera, è poco elegante. No, però la canottieria, no, questa qua. No. Ok, allora vi faremo disegnare anche la divisa del prossimo anno. No, collaborerete con noi. Se lo faremo fare ai bambini, adesso come il nitro. Sfruttiamo il bambino. D'accordo, ragazzi, vi ringrazio tanto, buona fine stagione perché ancora non è finita, mi raccomando, ok, fino all'ultimo. Certo, la mamma capo, quindi si deve. E poi ci rivediamo un altro anno. Ci speriamo. Grazie. Grazie a te.